l'esempio di Giovanni ha cambiato il modo di guardare il mondo e coloro che venivano da lui battezzati chiedevano luce sui passi da fare nel cammino di conversione. Giovanni consigliava di iniziare dalle piccole cose del quotidiano, perché per essere fedele nel molto bisogna essere fedele nel poco. Anche noi siamo invitati a dare una risposta a questa domanda: cosa devo fare? La risposta non è facile e per rispondere dobbiamo lasciarci guidare dall'amore. Chi ama sceglie sempre il bene e si avvicina a Dio. Qual è la tua risposta personale alla domanda «cosa devo fare?» Oggi compi le tue responsabilità con amore e gioia.